Ma dove lo trovate un canale che vi mette Paola e Chiara? Ma io non lo so. Ma io non lo so. Buon pomeriggio. Ah, vediamo chi c'è, chi c'è. Ciao Anto. Ciao Anto. E c'è quel bullo di Iora che se si palese in chat io ho già provveduto. Loretino, ieri ti cercavo tantissimo. Ti cercavo tantissimo ieri e tu sei sparito. Eccolo, prego, punto esclamativo Loreto. Perché io faccio sempre tutto, faccio. Ok, ci siamo. Era lui? Va bene. Lo alziamo un pelino, magari lo alziamo. Lo alziamo un pelino. Hai visto? Con tanto di messaggino pure. Diamo un'alzatina di volume però, perché effettivamente era un po' bassino, era. Mettiamo così, lo mettiamo. Tac. Tac. Oh, ma figurati. Dovere. Vediamo se adesso va un po' meglio. Direi che va molto meglio. Poi se salta fuori anche quel bullo maledetto di Iora, c'è anche il suo suono con tanto di gif. La gif l'ho pensata io. Ho fatto una sciccheria, una come si dice, una raffinatezza che spero possa cogliere. Eccolo. Intanto c'è mondo, bimbi. Ti serve solo il minimo e poi trovare. Ciao bimbo. Che ti basta per campare. Madonna quanto di cavi. Ciao Tokino. Niente, io ora è sparito. Volevo fargli vedere il suo suono. Vabbè, quando si palesa lo vede. Intanto, tu sei bello, tu sei bello. Anche io, per carità. Però, tu. Allora, intanto facciamo una cosa. Diamo una aggiornata ai core, che è un po' che non li aggiorno. Così facciamo due update, tanto ci mette un attimo. E continuiamo poi Hercules. Cioè, spero di finirlo, credo. Non lo so, ci proviamo. Vediamo quanti me ne aggiorna. 13 core aggiornati. E niente, ti racconto che oggi ho iniziato più tardi perché c'era un tipo riunione di condominio, da me si volevano menare, cose così, insomma. Robe di ordinaria amministrazione, come le chiamo io. Poi, cos'altro posso raccontarti? Che finalmente il 2 giugno vado a tagliarmi i capelli, ce l'ho fatta a prendere appuntamento il 2 giugno, e... ma da me oggi stavano... erano belli caldi, va? Io ovviamente ho guardato dalla finestra, che cazzo me ne frega a me. Però, insomma, diciamo che dovevo partecipare perché ci abito. Allora, proviamo a fare sto livello. Ok, sì, a posto. Ah, no, devo abilitare i suoni io. Cosa sto combinando? Devo abilitare i suoni. Ok, e quindi niente, sono molto felice per essere riuscito a prenotare finalmente il parrucchiere anche, che in realtà l'ho prenotato più di una settimana fa, solo che ha spazio solo il 2 giugno, quindi sono mai andato, io almeno di persona sono, non credo che ne sia riuscito integro, vabbè, ma da me ci sono cose pregresse da anni, quindi ok, abbiamo questo. Perfetto. Il 2 giugno, Loreto, il 2 giugno, ma l'ho prenotato più di una settimana fa. Solo che adesso diciamo che ho la semiconferma. Il 2 giugno non ce la faccio più. Non ce la faccio davvero più. Sto impazzendo. Perché li taglio tutti, cazzo. Vabbè. Iniziamo. Mamma mia. Abbastanza bene, sì.
Ah, ma pure le persone mi fanno male. E ditelo prima. Un po' di energia. Oh, niente. Dammi un po' di energia. Dammela la bibita, il coso. Niente, solo monetine. Io voglio la bibita, voglio. Cacchio, l'ho saltata. No, rifaccio. Vediamo un po'. L'hai presa bene, li taglio tutti. Minchia, non ce la faccio più. Bella, Anto. Ciao, Rogerino. Niente, volevo consigliarti una cosa. Praticamente non saprei come dirti questa cosa, ma vabbè, te la dico. Mi sono dimenticato, ma ti voglio bene. Bella, Lucio. Ciao, Lucio, bello. Il mio ha tipo pieno fino a luglio. Invado in un altro perché non si può più. Guarda, io fin quando è 2 giugno va anche bene. Però fosse stato più lungo, anch'io gliel'avrei detto. Non offenderti, ma vado da un altro. Anche perché io praticamente 2 giorni prima del lockdown ho fatto tutto, cioè come posso spiegarvelo, io 2 giorni prima del lockdown ho fatto la mia ultima zoom zoom, sempre 2 giorni prima del lockdown ho detto boh, prossima settimana mi taglio i capelli e faccio qui, faccio là e niente, quindi è tipo da marzo che non li taglio. E sto sclerando. Anche perché poi quando è così diventano davvero ingestibili. E perdo più tempo a pettinarmi che a fare qualunque altra cosa. E comunque il 2 giugno, quindi martedì. Infatti nonostante sia festa, lui mi ha detto non me ne frega niente, io lavoro lo stesso. Ci manca pure che chiudo. Niente, devo rifarla. Minchia, ma è difficilissimo sto pezzo. No, è difficilissimo, mamma mia. Ciao Lucio. Ma fino a luglio avrei dato di matto di sicuro, però dai, 2 giugno accettabile, tengo duro fino a martedì, poi cazzo taglio tutto, taglio. Me ne lascio un centimetro, me ne lascio. Dove è finito quel bullo maledetto di Iora? Io gli preparo le cose. E lui è lì che fa il bullo. Tra l'altro non so neanche che cazzo succede se prendo tutte le lettere. Non ho mai avuto l'onore di prenderle. Cazzarola. Vabbè, l'ho persa. Prenota anche lo Zunzuggia che ci sei. Già prenotatissimo quello. Prenotatissimo, ma proprio tanto. Appena finisce un problema tecnico, si procede anche a quello. Minchia, ma è bastardo da morire sto livello. Ok, ho preso il checkpoint. No, ma fai bene, io se aspettavo il mio. Al mio turno toccava dirgli, oh, tagliami la coda di cavallo. Ah, è da marzo che non li taglio. Che non è che sono lunghi, però dopo un po', visto come me li pettino io, diventano ingestibili, diventano.
ogni volta comunque pettinarmi è una tragedia, perché come li porto io cioè vanno tenuti corti, sempre corti, cioè così ho già superato il limite da un pezzo io. Allora, facciamo una roba. Salvo qua, perché sono arrivato avanti. Prendi per il culo il mio suono. 3 ore che ti invoco. Non ci sei. Allora, facciamo un attimino. Vediamo se va. Allora, fai. Faccio io la prima volta. Ti ho fatto anche la GIF, ti ho fatto, perché ho visto che hai riscattato anche quella. Non so se ti piace, ma secondo me è perfetta. Guarda anche la GIF se ti piace, se non ti piace te la cambio. Ma secondo me la GIF ci sta a pennello. I have a bad case of diarrhea. 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 Arrivata a 4 CID. Arriva a 4 CID, parte Arale e parte il suono di Iora. Va bene tutto? Scritta, GIF, suono, va bene tutto? Bella 4 CID. Hai riscattato anche te, Anto? E allora lasciatemi scritto poi come messaggio privato quel che volete come suono e procedo quanto prima. Va benissimo, Arale ci stava alla grande, dai. Arale era perfetta, però te lo alzo un pelino di volume, te lo alzo, perché... Com'è sta la mia 4 CID preferita? Com'è sta la mia Giulietta nazionale? Come sta uno dei miei possibili prossimi amori futuri? Passati e anche presenti, dai. Ok, bella 4 CID. Bellezza rara. Hai visto che bellina, Arale? Te la voglio far rivedere, perché mi piace tanto. I have a bad case of diarrhea. 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 Aspetta, perché non è partito il gattino? Mi ammazzo qualcuno, perché non è partito il gattino? Ma anche questa qui devo dire che ha dello stile. Momento. Sto facendo una ricerca sul telefono che prendere a mia mamma. Guarda, io le ho comprato un Nokia di quelli là nuovi, senza touch, senza niente, solo tasti fisici. Cioè la batteria dura 10 giorni, dura. È una meraviglia. Ho comprato quello e siamo tutti felici. Minima spesa, massima resa. Poi bisogna vedere tua mamma quanto è tecnologica. Allora, un altro checkpoint e io salvo. Valutare anch'io, non la vedo tanto portata. Guarda, l'ho preso uno di quelli e... La meraviglia. Batteria che dura una settimana. Semplice da usare. C'ha anche la torcina inclusa. È uno di quelli nuovi comunque, eh. Perché la Nokia sta ancora puntando molto su quei modelli, eh. Però ti dico, da quando ce l'ha da mesi, ma l'avrà caricato 3 volte, l'avrà caricato, cioè è sempre carico quel telefono. Quindi se non è tanto avvezza, secondo me potresti puntare su uno di quelli. Ovviamente non esiste connessione, non esiste WhatsApp, non esiste niente, lì. Cioè lì, telefonate, SMS. Anni 90 rules. Mamma che dito al culo sto livello. Ah, ce l'ho fatta. È uscito, fatta
Server Nord America, ma non ho visto, ma sul Game Pass dici? O così? In privato su Twitch? Sì, ma manda tutto, tanto. E poi il rimedio appena posso, ma generalmente domani già dovresti averlo. Calcola che sto cercando una via di mezzo che almeno Telegram glielo vorrei far mettere. Non si è mai decidesse di portarselo dietro. E allora guarda, 4C uno vale l'altro più o meno, eh. Perché alla fine per mettergli Telegram hai bisogno di uno con Android, quindi Promesso che sarei stata devi salva. fargli prendere la mano con il touch. Ma puoi ancora fermare Ade? Tu guarirai. Slytherin, ciao. Buonasera a te. Tra l'altro, signori, oggi Haribo Brookie. Di cosa cazzo stiamo parlando? Volando contro i titani. Comunque, io ora quella canzoncina di merda mi è entrata in testa, sappilo, da ieri. Salviamo. Ah, qua posso colpire. Ma abbastanza, guarda, ti dico. Bellino, però sono rimasto. Non dico deluso, però. Da come veniva definito capolavoro, mi aspettavo molto di più. Invece, tolto questo livello, che mi sembra diverso, gli altri hanno tutti lo stesso identico pattern. Però vabbè, carino. Difficile come non mai, perché comunque se non lo conosci è punitivo. Poi c'è sta cosa qui che posso prendere solo 9 vite. Cioè, ne ho prese molte di più io. C'è un fuoco a ricerca? E vedi, mi segna solo 9 vite, mi segna sto merda. Ne ho prese molte più di 9 io. È morto tantissimo. Antulamus a livello mi ricordo che mio padre mi aiutava sempre quando ero piccolino. A livello facile il gioco finisce dopo questo. Io ho messo medio, ho messo come mi avevi detto di fare. Sì, se continua a perdere, però rifacciamo il livello da capo. Sto continuando a perdere vite, eh. Lo rifacciamo da capo. Almeno fino al checkpoint voglio arrivarci in maniera decente. Come non detto. Bel ditino al culo. Ah, è arrivato l'amore mio? È arrivato l'amore mio. Oh, finalmente ci sono i suoni tutti equilibrati adesso. Amore mio, luce nei miei occhi. Bionda nel mio cuore. Oh, un po' di energia. Arrivato anche Pierino. Bella Pierino. Ok, con il fuoco molto meglio. Oh, quindi se prendo le armi ci siamo. Ci siamo tantissimo. Beh, la Pierino.
Allora, faccio così, io faccio un save qua, che ho tutta l'energia. Ah, noi amiamo te, Pierino. Tac. Ercole. Ok, il checkpoint è qua. Ah, qua devo più che altro evitare. Però voglio la spada di fuoco. Aia. Mamma mia, preso in pieno. Un bacio casto, mamma mia, che signore che è Pierino, che signore. Aia, ho mancato l'energia. L'energia. Minchia, sei punitivo sto gioco. Ma tecnicamente sto qua era un gioco studiato per bambini, fatemi capire. Ma come cazzo la supero sta roba? Se tecnicamente era un gioco per bambini, la spadina. Facciamo una cosa, salviamo qua. Se una certa etica, poi se un vecchiaccio pure brutto. No, sei una bomba, Pierino. Cosa stai dicendo? Presa. Checkpoint. Scusate, ma faccio dei piccoli save ogni tanto perché sennò la situazione qua è critica. La vita, che tanto non serve a niente. Cioè, come la eviti sta roba? Mi conviene evitarli. Aia, senza le armi fighe mi conviene evitarli tantissimo. Poi minchia, i livelli sono di un lungo, sono. Ce l'abbiamo fatta? Cos'è un boss? Cosa devo fare? Ah, finito. La Lauretta ne sa. Mica Lauretta piacciono i bambini. Vai, Lauretta. Sì, ho visto Pierino, ho visto. È proprio quello che voglio anch'io. Pensate che c'è comunque anche bianco e l'hanno annunciato in un giveaway. E io punterò quello bianco, mi sa. Va bene, Anto. Visto che mi hai mandato il suono che vuoi, fermi tutti, salviamo.
Mamma mia, sei bastardo questo. Mi hanno già puppato più di metà energia. Dammi un po' di energia, dammi qualcosa. No. Se mi fai rifare io riparto di qui. Aspetta un attimo, ma se io prendo la vita quando sono a 9. Ecco, mi alza il coso d'energia, mi alza. Allora hanno un motivo con quelle vite di esistere. Dai. No, devo prendere la vita. Mi serve assolutamente, se no non arrivo fino in fondo. Ok. Non arrivo mai più alla fine così. Non posso neanche dare pugni. Dovrebbero essere gli ultimi livelli comunque questi. So che non ci arriverò mai. Sacra tecnica, tantissimo, tantissima sacra tecnica, ma proprio in abbondanza. Sacra tecnica in abbondanza qua. So che qua è proprio bastardo. Chi si ricorda quanto mi manca alla fine? Quanti livelli mi mancano alla fine? Perché io ho detto oggi fiducioso che lo finiamo, però non si sa mai. Capocchia. Ercole. Allora, ho preso due Ercole, ho preso. Sto rushando tantissimo, cioè Sergei. Trovo difficoltà con i settaggi retro col pad Saturn. Non ce l'ho, non saprei, Pierino. Praticamente basta cambiare regione da Windows e ti carica lo store US con Fantasy Star Online 2 gratis. Ma poi se switchi a Italia, che cosa succede? No, facciamo un save qua, perché... Ma io da buon arraffone, se il gioco è gratis, un'occhiata gliela do. Spiegami sta procedura, Iorabullo, renditi utile una volta ogni tanto. Niente, un cosino d'energia no, eh. Vabbè, andiamo a destra. Checkpoint. Delle volte ti mettono l'energia per farti sbagliare di proposito. Dai, una vita la perdiamo, dai, tanto ne ho altre 8, ne ho. C'era la vita lì. Vabbè.
Altro checkpoint. Madonna. Allora, ma i boomerang di Instagram valgono come allenamento? Pezzo, ti ricordi che cosa è successo l'ultima volta che hai fatto il bullo? Te lo ricordi? Io chiedo per un amico. Non succede niente, un click da setting e ti riavvia lo store. Ma poi una volta che rimetti italiano comunque te lo conta? Perché quasi quasi dopo ci provo. No, io chiedo, pezzo, ancora ti sei scordato che cosa è successo l'ultima volta, la prima e unica volta in cui hai provato a fare il bullo? Io chiedo tantissimo per un amico, chiedo, eh. Che magari ti sei scordato, può capitare. Cose che capitano. Sei lì e ti scordi quel che è successo l'ultima volta. Perché ovviamente io non faccio cose adesso, aspetto di vederti in live. Ercole. Ercole. Perché sei caduto? Perché sei caduto lì? Nuovi stimoli, te li do io, nuovi stimoli. Ovviamente su PC sì, ma per gli update ti tocca ricliccare su Stati Uniti. Poi riswitcho di nuovo in italiano e boh. Però è fattibile come cosa. È abbastanza Space Memo ormai l'ho masterato. Ma hai masterato il primo livello, hai masterato tu. Cosa devi masterare? Hai masterato il primo livello, giusto? Allora si può fare. Quindi dopo vado nel Coso Store. Anzi, fammi guardare una roba. Quindi Phantasy Star Online. No, non me lo trova. Non me lo trova tantissimo. Mi trova solo un'app che si chiama Event Schedule. Cioè, tu dici dal Microsoft Store, proprio dall'app, di cercarlo? E cambia il primo paese, metti... Sì, ma adesso in live magari non lo so, non è il caso. Però volevo capire. Allora. Da Windows... Allora, dalle impostazioni, scusate, faccio una cosa al volo, faccio. E niente, un gioco che a quanto pare te lo danno gratis quando, quando cambi la regione del computer. Paese o area geografica Italia, dovrei mettere USA, farlo ripartire. Ah, vabbè, ci faccio dopo. Aspetta! Laurettina, 2 mesi, così, a Ciel Sereno. Ogni volta mi sconvolge. Mancava giustamente la tua sub. Mancava giustamente la tua, Laurettina. Bella che sei. Adesso dovrebbe apparirti Wacca, fra l'altro. Dovrebbe apparirti Wacca, fra l'altro, Niente, Laurettina ogni volta mi sconvolge, mi fa commuovere, tante altre robe. Proviamo a continuare, tantissimo. Oh, c'hai Wacca adesso, hai visto? È un gioco comunque, Laura, che a quanto pare spostando appunto Windows su America, come se il tuo PC fosse, diciamo, americano, ti riavvia lo store Microsoft. E in America è gratis questo gioco, qua in Italia si paga. Boh, io questa cosa non l'ho capita del perché vola giù. Grazie Laurettina comunque.
Grazie tantissimo. Oh, c'è Iwaka adesso, hai visto? Un'imprenditrice che sta puntando sul cavallo vincente. No, sei semplicemente innamorata di me. Come dargli torto? C'è stato anche chi ha avuto il coraggio di fare il rinnovo subito al primo mese per il secondo, da me. Io sono cose che mi lasciano sempre interdetto, mi lasciano. Cioè, neanche io farei la sub da me per 2 mesi. Niente, non ha preso il coso però. Non ha preso la vita, non ha preso. Scusate se rifaccio continuamente sto pezzo, però mi serve la vita in più, mi serve. Non in meno, in più. E così la Laurettina Belle, 2 mesi che si fida di me. Fin troppo. Niente, continua a cadere nello stesso buco. Ah, Lauretta, al terzo mese cambia di nuovo. Ti devo rimettere Wacca, ti devo rimettere a te allora se continui. Porca puttono. Ercole. Oh, presa. Bello che qua non posso neanche picchiare nessuno. No, ma è troppo punitivo sto pezzo. Troppo punitivo. Troppo punitivo, mamma mia. Kate! Bella Kate. Ho subato anche per il terzo, ma amore mio. Dov'è l'estate le caramelle gommose? Allora, ultimamente, tanto per farvi partecipi delle mie fisse, ho la fissa per questa. Voi direte, acqua normale? No, è ferrarelle leggermente frizzante e caramelle gommose. Più tardi facciamo l'unboxing dei bruchi della Haribo. Quindi, come al solito qua, abbiamo tutto. Ciao Kate Bella. Abbiamo ridotto drasticamente gli zuccheri. Dove vedi che li ho ridotti? Dove vedi che li ho ridotti? No, mi sono fissato con quest'acqua, mi sono fissato. Ma mi sono fissato proprio tanto. Perché finalmente, forse, ho trovato una marca che esiste da anni, per carità, però non l'ho mai provata. Ma ho trovato una marca che c'è scritto leggermente frizzante ed è leggermente frizzante. E normalmente c'è scritto leggermente frizzante, ne fai un sorso e tiri giù dei rutti che... Ricchi e Barabba, spostati. Invece questa è giusta giusta. C'è anche il telapesca, comunque, cioè. Però fino a quando non finisco il gioco non apro le caramelle. Ho deciso. Appena finisco il gioco, unboxing di Haribo. Unboxiamo i bruchi. Dove lo trovate un canale che vi mette Paola e Chiara? Ah, Lauretta, allora se ti piace tanto metto Wacca dal terzo al sesto mese di sub, metto, eh. Per te questo è altro. No vabbè, tanto con gli stemmi, ragazzi, a me non mi costa niente. Devo far disegnare la quarta emote però, perché la quarta emote la devo far disegnare.
mi sto guardando un po' in giro, costi e cose, anche perché onestamente non ho tutta sta voglia di spendere in emote, però visto che la quarta è importante devo trovare uno che faccia caricature. Ovviamente la quarta emote sarà una mia caricatura, possibilmente fatta manga. Vabbè, ho superato quel pezzo. Fermi tutti. Salvo qua. Che non lo faccio mai più. Hai visto? C'ha WH adesso. Col secondo mese arriva WH. Come i frizzi che erano leggermente i bruchi di rinforzo. No, ma io le preferisco senza zuccherino, devo dire. In tutte le volte che sono in Giappone grep, non esiste l'acqua frizzante lì. Se esiste, è aromatizzata le peggio schifezze. Ma che acqua è? Sarebbe un gioco da bambini questo? Per il terzo aspetto Tidus. Ah vabbè, se ti piace Tidus è già programmato, è già messo per il terzo. Però credevo che fossi più legata a Wacca per qualche motivo. Comunque sì, tecnicamente questo è un gioco per bambini. Tecnicamente, invece è difficile da morire. Va bene, Yora. Allora. A te piacciono i patti. Prendi me al posto di me. Oh. Il figlio del mio odiato rivale intrappolato. Se questo è un boss e qualcuno sa come si fa. Uno, dov'è la fregatura? Due, va bene. Ma pezzino, questa qui è davvero leggermente frizzante. È proprio giusta. E sto abbastanza in fissa. Sa quanto manca alla fine? Sarebbe comodo una maggiore potenza di fuoco! Arrenditi, Adeore! Ah, il boss? Boss finale, scusa! Vabbè, avrà 200 trasformazioni, già lo so. Arrenditi, cade! E te ne va, eh? Diamo fuoco alle polveri! Oh, aspita! Sarebbe comodo una maggiore potenza di fuoco! Niente, sono morto tantissimo. Oh, come mi piacciono le storie a mezzo fine! Minchia, a metà gli ho levato solo. Gli ho levato solo metà. Mamma mia. Ah. Ne avevo provato nella lattina, però era soda. Appena arrivato allo stomaco mi è esploso il colon. Bella, Scarax! Allora, facciamo così. Salviamo qua. E tanta pazienza adesso. Non potrai mai vincere, Ade. Finalmente. Arrenditi, Ade. Sarebbe comodo una maggiore potenza di fuoco! Mamma mia, sei bastardo! Non potrai mai vincere, Ade! Ah, qua ci vanno miliardi di colpi, ci vanno. Oh, quello l'ho sentito da qui. Non potrai mai vincere, Alta. Mamma mia.
Anche io un gioco da proporti. Che gioco è? Dimmi tutto. Diamo fuoco alle polveri. Dimmi tutto, dimmi che gioco è. Non potrai mai vincere, Ade. Ercole. Diamo fuoco alle polveri. Tanto sei competitivo, non ci penso nemmeno a farlo. Arrenditi, Ade. Non potrai mai vincere, Ade. Diamo fuoco alle polveri. Arrenditi, Ade. Quello l'ho sentito da te. Ok. Mamma mia, sei punitivo sto gioco. Capocchia. Quello l'ho sentito da te. No, ma seriamente, Dark Souls chi, cosa, quando e perché? È bello che ho detto Hercules, non l'ho mai fatto alla fine. Lo faccio perché tanto, vabbè, giochino un po' così, easy. È stato anche un po' studiato per bambini, quindi non impazzirò più di tanto. Sti cazzi. Mi farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. Però aspetta, gli ho levato metà energia già. Io siccome non ho voglia di rifarlo, io direi che faccio un save qua. Beh, l'armi Silent Bomber, la bullata fa l'ultimo livello senza salvini. E tra l'altro molto bello se non l'hai mai giocato. No, lo conosco Silent Bomber io. Lo conosco. Tolto il fatto che ti ho visto farlo, c'era un mio amico che era in fissa con quel gioco che te neanche te lo immagini. Cioè praticamente sto mio amico qua comprava i giochi e continuava però a giocare a Silent Bomber. Scusate. Non potrai mai vincere, Ade. Eccole. Capocchia. Ti farebbe comodo una maggiore potenza di fuoco. Oh, quello l'ho sentito da... Tanto c'ha 300 trasformazioni sto qua, mica si ferma. Guarda quanta energia ancora. Non potrai mai vincere, Ade. Diamo fuoco alle polveri. Ancora. La partita è finita, Ade. Non solo rovinato alla fine. Un po' come quelli amici che ti chiedono se sia meglio One o PS4 ma giocano solo FIFA. Più o meno. Aggior controllo matricola. Con errori simili puoi cavartela nei decathlon. Ah, io sto mio amico qua comunque veramente comprava giochi, faceva cose, disfava, giocava solo a Silent Bomber alla fine, era proprio fissato, quindi lo conosco. Ma ho finito il gioco per caso? 99% dei miei colleghi. Ho finito il gioco? Mi aggiornate? Yes. Allora, prima di passare a Red Dead Redemption, tanto mettiamo un po' di carica al pad, che è pure staccato, vaffanculo. Comunque facciamo prima l'unboxing delle caramelle, facciamo. GG! Ottimo lavoro, figlio mio. Strano come ultimo boss, mi aspettavo una trasformazione in più, mi aspettavo. Vero eroe non si misura dalla forza. Grazie di bit, pezzino. Sei bello, sei affascinante, sei sexy. Bella armi. Che timing. Oh, finito Hercules. Vabbè.
Sono contento. Carino, però. Tanti l'hanno descritto come un capolavoro. È bello, ma niente di assurdo. E allora, niente, mentre carica l'Xbox, noi facciamo l'unboxing delle caramelle. So che è un momento che aspettate tutti quanti, che è il punto più alto del mio canale. Quindi abbiamo le Haribo Brookie. Apriamo con le forbici in maniera molto professional, anche se qua c'è il segnetto per aprirle. Eh no, c'era il segnetto per aprirle. Che tanto non serve un cavolo che io le apro così, quindi ce ne fottiamo. Questo l'hai giocato con la Remote PS4? In che senso, pezzino? Sentiamo un po' di ASMR, l'odore. Ah, che profumo. Che meraviglia, non potete capire. Oh, inizia a mangiare caramelle e 20 spettatori, così a caso. Quell'altro gioco alla fine non ti ha preso dalla play. Allora, Hidden Agenda è totalmente incompatibile con l'app remota della PS4. È totalmente incompatibile. L'unica sarebbe prendere una scheda di cattura, una scheda d'acquisizione. Però onestamente 100 euro di scheda d'acquisizione per un gioco, no, non esiste, sta lì nell'oblio. Cioè ci giocherò offline io. In effetti facevi pure i Salvini. Sei un genio, pezzo. Sei un genio. Lasciato. Tu hai la tecnologia. Cosa? Ma cosa combini? Ma cosa combini? Lauretta! Niente. Fermate Lauretta. Ti do fuoco a quella carta, Laura. Ha regalato la sabatoca al fratellino. E io vi amo a tutti e due. E siete belli. E siete affascinanti e siete sexy. E non so più neanche come dirvi che dovrò portare a cena fuori anche Toca. Niente, anche Toca è sistemato, diciamo, dai. Adesso anche Toca c'ha Wacca come stemma. Regalano e poi una vacanza. Ma guarda, l'ho prenotato di tutto. Mi sento sexy quando sono qui. Ma tu sei sexy, Pierino. Sei molto sexy. E fra l'altro, fra le altre cose, intanto grazie ancora Loretta. Sei bella. E come ti ho detto sempre, non devi, maledizione. Una volta meno cena fuori, mal di poco. No, no, ma qua altro che cena, qua... La Spa la porto a Gardaland, la porto a Parigi. Cioè qua la cena è riduttiva ormai. Comunque, tanto per... Vediamo se va. Perfetto. Ho provato anche un'app non ufficiale della Sony per streamarlo. Niente, quel gioco proprio non ne vuole sapere. Comunque, signori, oggi, se tutto va bene, dovreste vedere il gioco dell'Xbox con una risoluzione più alta. Si dovrebbe vedere con una risoluzione più alta oggi il gioco dell'Xbox. Se i miei calcoli sono esatti. Ormai, chi mi ferma più? A Disney World ad Orlando. Non che non te lo meriti, però io pensavo Gardaland. Lo hai messo 21 noni? No. Ho fatto una roba, ho provato a collegarla via cavo. È la missione di ieri, sì. Quindi ho usato la connessione al posto di wireless, l'ho usata cablata e posso mettere qualità ultra alta così. Ho provato anche l'app PS4, sembra andare bene, sembra, però... I don't know. Hai visto che bello Wacca? E per il terzo mese c'è Tidus. Dal terzo al sesto mese c'è Tidus. Anche perché poi sesto mese non so ancora cosa metterò.
E poi devo far disegnare la quarta emote. Ma quella lì con calma. Questo con questo baffetto sembra Charlie Chaplin. È abbastanza imbarazzante come baffetto, in effetti. Comunque, nel momento che c'è la scena, io direi che un'altra me la posso mangiare. Vediamo un attimino. Verde. Vediamo di verde. Ma che bello. Ma che bello. I'm nothing but a sucker, Mr. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this... ma stamattina sono andato pesante, Tocchino. Ho fatto 5,5 km stamattina. Me le sono meritate. Ain't that fine. I don't wanna kill all. Ho fatto quasi 1 ora e 10. Ho fatto. Ho fatto solo una pausa a metà un secondo perché stavo per svenire, come mio solito. E adesso sono 77, che è un po' troppo per come sono. Ma ne ho presi. Li ho presi con la quarantena i chili. Cioè, non che prima ero magro, però un bel po' li ho presi con la quarantena. Ma soprattutto è iniziato a mancarmi il fiato, anche per quello che ho iniziato a correre. 1,70. Stavo per dire 1,71, ma alla fine 1,70. No, no, sono sovrappeso. Sono sovrappeso. Purtroppo la quarantena ha fatto male anche a me. Mi ha fatto malissimo. Mi ha distrutto pure a me. Perché comunque se sono in casa non mi viene da prendere, da fare esercizi, da fare cose, anche perché non saprei come cazzo farli. Poi tenete conto che comunque io prima andavo in piscina e la piscina ovviamente non ci posso andare da mesi. Dipende dalla massa. No, vabbè, quando mi sono fatto vedere comunque le ultime volte, metto sì, ero tendente al sovrappeso, ma niente di grave, insomma, appunto per quel discorso anche che mi hai fatto te. Sì, dipende dalla massa da grassa dei muscoli, sì. Sono io su Telegram, tranquillo, non leggere niente. No, ma più che altro c'era anche un discorso di fiato, io non avevo più fiato a fare niente. Cioè, l'altra volta ho fatto la spesa per portare su 2 buste, porca puttana, c'era Padre Pio che mi ha allungato la mano, mi ha detto, senti, la terza busta te la porto su io, va che stai messo male. No, ma il primo giorno è stato drastico, adesso è già più di una settimana che corro, e oggi ad esempio tranquillissimo, a parte gli scherzi, proprio sono andato liscio. Faccio mezz'ora, mi fermo un attimo, respiro, prendo fiato, torno indietro. E comunque ho fatto 5,5 oggi di chilometri. No, non fumo. Vado a mangiarmi un cioccolatino visto che si parla di sovrappeso, ecco. No, seriamente, l'ho retta il primo giorno, cioè... No, ho iniziato anche questa decisione quando ho portato su la spesa. Cazzo, la terza busta non ce la facevo, stavo svenendo, c'era davvero Padre Pio. Ciccio, te la porto su io, dai. Mezz'ora di boomerang. Pezzino, quando è che vai live? Me lo ricordi per favore, eh? Mi ricordi quando vai live per favore? Che vengo a trovarti. Mi sono venuti in mente un paio di titoli. Sì, vediamo dove va a finire sta mezz'ora di boomerang. Ridi. E dai, che figura di merda ti faccio fare in live stavolta. Vedrai. Ti dico solo che Space Mambo in confronto è un tutorial di Uncharted. Ti dico solo questo. Vedrai. Space Mambo veramente è un tutorial di Uncharted in confronto alle due cose che ho in testa. Quando vai live? Allora io la mezz'ora di boomerang. L'uomo più tecnologico del mondo. Che le domande che mi ha fatto l'altro ieri veramente mi hanno fatto venire voglia di farla finita e di trafiggermi il petto con una scatola di bustine di camomilla. Madonna santa. Sai che tanto non gioco, non sei in grado di avviarlo. Non me ne fotto un cazzo, ti do lo zip preparato, ti do. Non me ne fotto una minchia. Vedrai. Altro che Space Mambo.
Lo rimpiangerai, ti dico solo che lo rimpiangerai. Quanto sei bella, Kate. Quanto sei bella. Sto ridendo come un mongolo. Ridi, ridi. Aspetta che ti becco in live. Vedrai. Nel caso non conosceste la storia, l'altra volta Pezzino è venuto qua, ha fatto il bullo. Ha detto guarda che ti faccio fare una figura di merda in live poi. E gliel'ho fatta fare. Ma stavolta ho qualcosa di meglio. Stavolta alziamo il tiro, alziamo. Kate bella. Quanto è bella, quanto è rossa Kate. Ma è tutto questo? Dove è finito il mio cucciolo di bionda? Ma stai cercando una scuola nuova per quel monellaccio? Sì, ma Pezzino, tu non ci devi. Non ci devi pensare a ste cose. Tu sei sposato. E fra l'altro me la clippate questa qui, così ricatto Pezzino, grazie. Fai il bullo con me. Fai il bullo. Mi clippate questo exploit di Pezzino? Bella, bingo. C'è di nuovo da sparare. E andiamo con un headshot. Così, subito. Ma perché io ho sempre la pistolina del cazzo? Cioè, io c'ho il fucilone. Io voglio il fucilone. Cerca i demoni superstiti nelle stanze della casa. Va bene. Non dirlo che poi mi infollowa tutto. Sì, vai tranquillo, Pezzino. Guarda che Roger non scherza. Io ora ho quasi perso la fidanzata e Roger è diventato docile come un agnellino. Ti dico solo che io ora la volta scorsa ha regalato la sub. Ha regalato un paio di sub. Così. Proprio ha detto, meglio tenerselo buono. Fai te, Pezzino. Io non scherzo. Allora, dobbiamo andare al piano di sopra a cercare altri familiari. Sì, adesso fa tutto il CCC pupupu perché sa che finisce male. Bella sei. Anche no. Bello sei. Ok, quindi qua me ne segna ancora uno, me ne segna. Allora, intanto frughiamo tantissimo. Certo l'ha regalata a me. Ah, ecco, vedi? Vedi? Anche lui faceva tutto il bullo. Un paio di volte ho messo la pulce nell'orecchio alla sua fidanzata. Fino a quando deve essersi calmato. Quindi Pezzino, se non vuoi finire a dormire nei treni, vedi te. Poi se vuoi continuare non ci sono problemi, eh. Eccolo qua. Ah, meglio. Dai un'occhiata a questa. Ok, hai clippato? Grazie, Armi. Abbiamo anche la clip come prova, Pezzino. Stavi dicendo? Bella, Armi. Tutto, ma treni no. Ma il treno sarà un lusso, sarà. Ho detto treno perché mi sento buono. Oppure potresti finire a dormire in treno con Yora. È arrivato il trollino super. Sono allungati i capelli, sì. Perché a te non l'hai vista l'altra scena, Laura? Te la devo raccontare o devi giocartelo anche te, non vuoi spoiler? Vabbè che lo stai guardando. Comunque lui... sono andati per fare le solite rapine insieme ad altri due, insieme a Sean e insieme a all'altro. Comunque gli hanno teso un'imboscata, li hanno rapiti e lui è stato tenuto prigioniero per un bel po' di tempo. E una volta liberati e scappati hanno cambiato zona e adesso questa missione è con John.
E ovviamente qua gli si sono allungati. Così ripasso un po' di giapponese che non mi ricordo una fava. Ma ne proverai di fava, ne proverai. Ne proverai di fava. A voglia. Ah, devo scendere al piano di sotto. Tu e io ora in un bel appartamento a Settimo Milanese, un bel monolocale. Olio per armi. Perché non me lo fa prendere? Ah, non ne posso più trasportare. Però. Condizioni. Posso fare manutenzione a questa. Così posso prendere l'altro olio. Ho letto non me ne voglia di pezzi, ma non ho capito. Perché ho nominato prima Kate che è rossa, lui ha fatto la faccia che sbavava dicendo le rosse, ha detto senza nulla togliere a Laura. E questo le è valso il matrimonio. Perché adesso pezzino, se non riga dritto con me, mi torna single in un attimo. Ecco John. Comunque Lauretta, ti ho anche spiegato come mai c'hai i capelli lunghi, ma non so se hai sentito. Vai, vai, continua pezzino, continua. Mentre sarei lì con Yora, continua. Ciao, è stato bello, sì. Se mi vedi caro cambieresti idea anche tu sulle bionde. Guardala che vanitosa. Quanto mi piace Lauretta, quanto mi piace. No, non ho sentito. Allora, praticamente nella missione precedente è andato a fare una rapina assieme a Sean e assieme a un altro. Gli hanno teso un'imboscata, gli O'Driscoll, che sono comunque la loro banda rivale, e l'hanno tenuto prigioniero. Lui è riuscito a liberarsi dalla prigionia, si è estratto fra l'altro un proiettile da solo, fra le altre cose. E dopo questa prigionia ovviamente erano ricercatissime, sono dovuti scappare e sono passati dei mesi. Quindi essendo passati dei mesi gli sono cresciuti i capelli. Facciamo un raduno stilleriano. Fai. Tanto fra poco, se continui così, ne avrai di tempo libero. A voglia se ne avrai. Già ti ci vedo te Iora dormire su un treno oppure in un bel monolocale Settimo Milanese ad Abbiate Grasso o a Voghera, così proprio se navigate nel lusso. Continua pezzino, continua. Perché cammina così storto? Ok, andiamo a buttarlo nel fosso. Cattivissimo, ma anche bellissimo. Sono anche bello, non è che posso essere tutto. Mi mandi Liban in privato? Chiedo per mio cugino, magari mi salvo. Vai tranquillo che te lo mando, vai tranquillo. Cioè vedere io che fare il bullo. Ok. Giovanni Bertolotti, anch'io sono al tuo stesso punto della storia. Comunque dopo andrei nella città lì vicino, passa una strada, c'è un cavallo fontissimo che costa $1000. GG. Ciao Giovanni. Ah, io ce l'ho già il mio cavallo super forte che si chiama Lucchetta ed è un cavallo di quelli là top. Paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic?
Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Come on, Arthur. Ma com'è carina Lauretta che mi accoglie i nuovi arrivati. Ah, quanto è carina. Però Lauretta dobbiamo fare qualcosa per il bimbo, eh. Lo dobbiamo mandare a un'altra scuola che è troppo nervoso ultimamente. Wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. Quindi cavallo forte, chiamalo quello che vorrebbe essere Lucchetta. Sarebbe un'idea. Grazie del follow, Giovanni. Benvenuto, accolto con l'intro di Pornhub. Adesso va alla città, facci solo un salto per vedere. Comunque ciao, ciao a te Giovanni. No, no, gli vado a dare un'occhiata di sicuro. Vabbè che soldi per comprarlo ce li avrei, perché ho fatto un mucchio di soldi, ho fatto. E poi devo ancora vendere al mercato nero il lingotto d'oro, fra l'altro. Oh, guarda, se ci sta davvero quel nome lì, lo chiamo davvero così, Laura. Te lo giuro che lo faccio, Tanto ne posso avere più di uno di cavallo. Però non so se c'è un limite massimo di caratteri per cambiargli nome. Comunque abbiamo finito Hercules. Quindi domani... domani forse iniziamo Agelos. Fra poco dovresti fare ingresso a una città enorme. Ma fra poco inizia a sbloccarli sti cazzo di viaggi rapidi che non ce la faccio più. Massimo 14 caratteri. Allora non ci sta. Però potrei chiamarlo Wannabe Lucchetta. Dovrebbe starci così. Alla fine ho preso control. Guarda, se non ti fa incazzare la mappa, hai preso un bel gioco. Poi magari te riesci a capirla, eh. Io metto le mani indietro. Big cities. Always repellent. Fate curiosità, voglio vedere cosa mi ha scritto quel devastato. I'll find you in there. Quel devastato di pezzino. Allora, il bimbo sta facendo i capricci. Ah, capitolo 4. Prima c'era una signorina, gli voleva alzare la gonnella. Io gli ho chiesto perché lo fa. Lui, perché ad essere onesto, non so com'era sotto. Però bisogna cambiargli scuola. Control che deve i preservativi. Oh, ho sbloccato un achievement. È completato il capitolo 3. Ah, si parla del famoso gioco che io ho portato anche in live, l'ho anche finito, che però ha una gestione della mappa davvero terribile, ma davvero terribile, e mi ha fatto abbastanza incazzare per quello. Però per il resto è carino. Cioè, un Metroidvania alla fine come impostato. Allora, qua c'è uno spettacolo. Venditore di giornali, ufficio postale. Poi trapper, ricettatore. Quindi è il ricettatore che posso vendere il lingotto? Perché io c'ho sempre un lingotto da vendere. Tratta articoli di vario genere senza far domande. Ok, andiamo a venderlo. Si è appena passato davanti alla stalla? Gli do io la scrigliata. Quanti capitoli sono? Non ho idea. Comunque, pezzino, non ho idea di quanto ci voglia. Ah, è questo qua la stalla famosa? Andiamo a vederla. Ma costa $1000, costa. Quante ore sono? Ah, credo almeno una quindicina le ho fatte. Almeno una quindicina di ore le ho fatte. Andiamo a vedere chi c'è di bello qui.
ne ho, però mi mangio la metà dei soldi. Se costa 1000 euro, vedi, ce ne ho 2000. Gestisci i tuoi cavalli, Lucchetta, Tennessee Walker. Ma quanto potrei venderlo? A 9 dollari lo potrei vendere. Ne posso prendere altri due di cavalli comunque. Vediamo sti cavalli. Vedi, arabo, 1050. Minchia, costa un botto, costa. Questo, vedi, elite. Invece il mio com'è a prestazioni, minchia, è sotto la metà, grazie mio faro retroludico. Comunque, per quanto riguarda la connessione del remote, non ho idea. Tieni conto che io come si chiama? Ho la 10 in upload, mi pare. Lo so che è straforte. Se non ricordo male, bisogna potenziare l'accampamento di Arthur per sbloccare i viaggi rapidi. Ok. Intanto, guarda, un metodo lo devo trovare. Provviste per cavalli. Vabbè, intanto. Mela, barbabietola, sedano, fiero, mentina, zolletta di zucchero. Sì, glieli do dopo. Io faccio una cosa, vado a vendere prima la roba al mercante, perché c'è della roba da vendere di sicuro, e poi vediamo se posso fare l'acquisto, però non lo so. Mi si collega Marestellino? Va bene, Pierino. Eccolo qua, ma che bello. Lucchettino. Dai, diamogli qualcosa però. Allora. Savage, grazie per il follow, benvenuto. Andiamogli del cibo. Una strigliata. Una carezzina. Bella. E andiamo a vedere sto ricettatore del mercato nero. Perché io c'ho roba da vendere. Invece c'è il trapper. Alle pelli di animali selvatici in grado se li si procura. Lui è possibile anche acquistare alcuni articoli per la caccia. No, ricettatore. Lui, questo è il mio uomo. Quanti punti Xbox hai? Pochi, perché praticamente questo account Xbox è nuovo. Io ho iniziato l'account Xbox con la 360 e poi ho avuto casini di password e di robe. Quando ho fatto uno nuovo, per non rischiare di avere di nuovo casini. E quindi ne ho pochi. Facciamo l'azione buona. Mendicante. Posso anche rubarglielo. No, dai, glielo diamo. Cosa mi ha dato? Olio di serpente speciale. Ma si tira qualcos'altro? Ah vabbè, voleva sdebitarsi. Il cavallo arabo costa 1000 dollari, gioia mia. Ne ho 2000 appena. Fammi prima vendere un po' di cose, poi... Non donare nessuno in questa città, ti chiedono sempre un botto. Vabbè, 25 centesimi, però mi ha dato un olio, il coso di serpente speciale. Per 25 centesimi. Ci sta. Ma anche perché sto tentando di tenere la morale alta del personaggio, perché vorrei finirlo con la morale alta. Lui era un'eccezione. Ah, ok. Allora, tu stai qua buono. Io vado dal mercante. Minchia, come acceca il sole in sto gioco. Howdy, partner.
qua. Sì. Eccolo qua. Sì, vediamo se posso vendergli tipo il lingotto. Allora, vendi recenti, provviste, tonici, ingredienti, materiali, oggetti vari. Allora, orologio alla tasca d'oro. Orologio alla tasca di platino. Orologio alla tasca d'oro. Oggetti preziosi. Eccolo qua, il lingotto d'oro. Devo ucciderlo, Amy, fammi capire per qual motivo devo ucciderlo. Oh, questo qua già mi piace che compra tutto. Pensate, la prima volta che ho visto sta cosa c'era scritto di venderlo al mercato nero, io ho letto mercato argentino, così così riprendi le cose. Niente figurine, pistole, vabbè, le do dopo queste. Bisaccia, no. Caffè macinato 50 centesimi. No, non ho niente. Però adesso ho quasi 3.000 dollari, vedi? Adesso ancora un paio di missioni e poi posso comprare lo stallone arabo. Poi lo chiamerò Wannabe Lucchetta, allora. Ne ho 3.000 dollari, io, sì. Il lingotto l'ho venduto a 300. Quindi adesso... diamo un'occhiata qua. Angelo Bronte, eccolo qua. Praticamente dobbiamo cercare questo mafioso italiano, quanto ho capito, che già nel West già si parlava di ste robe, perché proprio nella lore del gioco è italiano lui. Sì sì, per il lingotto 300. Ma me l'aveva già detto che mi dava 300. Mi pare ci sia pure un cavallo in giro per la mappa da prendere. Dicono sia abbastanza forte. Vabbè, comunque il cavallo non è essenziale. Alla fine il mio diavolaccio qua fa la sua parte. Ma c'è pure il tram. Che figata. Vediamo info. Ok, scusate, ma io mi mangio un'altra caramellina perché me la sono meritata. Hey, friend, I'm new in town. Supposed to be meeting a man called Angelo Bronte. Any idea where I might find him? Not in here, that's for sure. If he wants to drink anywhere, it would be the Steel Saloon opposite the park with the Quincy Harris statue. Appreciate it. Just watch yourself, he's got quite the reputation. Allora, prova ad andare allo spettacolo al teatro. Prima si ho visto delle le maschere come segno. Quindi vediamo un attimino dove posso andare. Qua. Perché tanto questo saloon qua è ancora chiuso. Questi italiani sono ovunque come le bionde. C'è un cavallo bianco come quello di Dacci in una zona della mappa più forte in assoluto. Allora se è bianco lo voglio. Allora mi metterò alla ricerca di quello. Che succede? Cagnolino. Il cavallo bianco di Napoleone lo vendono? Non lo so. Però se c'è un cavallo bianco io lo voglio. Io, come ben sapete, c'ho un po' la fissa per il bianco. E quello sarà il mio cavallo di punta. Immagino che sia un casino da prendere quel cavallo, però.
On my business card, ecco. I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Era un po' che non lo facevi, Lauretta. What can I do for you? Tu eri fissa per il nero, io per il bianco. Siamo perfetti insieme, Lauretta. Acquista un biglietto. I need a ticket, please. Please, through those double doors. Avevi i capelli bianchi, coincidenze? Non credo, niente. Ma Lauretta, io ti avrei accettato anche con i capelli rossi, guarda. Dove mi siedo? Hello! Yes, thank you, thank you, thank you. Vediamo sta scena. Welcome, welcome. Ovviamente l'avrei fatto solo per te, Lauretta, sappilo. Aldridge T. Abington. Few men have had a career more crowded with incident and various intercourse with the world than I. During extensive travel through this and foreign lands, I have procured a show. Riavvio, là che mi sono di nuovo bloccati i punti. Nothing like it. L'antitecnologico per eccellenza. In an effort to bring this entertainment to even the poorest. Senti, io faccio il torlino al teatro. 23.000 punti, Lauretta. Sarai la prima ad avere tre comandi in questo canale. Faccio l'eme al teatro, esatto, faccio il torlino. Ma quei punti là sono diversi da quelli là del... dai punti canale. I raised him. I bathed him. I shaved him from head to toe. He is truly a incitiamo. Presenting Benjamin Lazarus. Bella. La prima nel mio cuore sei. Eccolo qua, l'uomo ipertecnologico è tornato. Cambiato un cazzo, niente. Ma a voi altri della chat salgono i punti canale? È solo Pezziro che ha problemi? Ma l'utilità di questo teatro alla fine a cosa serve? The greatest wealth is... ecco, brillanto. Si sono bloccati. Boh, ma credo solo a pochi si blocchino. A volte vanno, a volte no. Ma quindi cosa devo fare in sto teatro? Peggio che guardare la vernice che asciuga. Niente. Penso che sia Twitch, ma ieri siamo bloccati da Nolando. Boh. Non ho idea, 4 seed. No, praticamente puoi farlo incitare oppure provocare. Se inciti, applaude a caso. Se provoca, fa le battutacce. Solo che non ho capito l'utilità di questo teatro. Bella retro, cioè bipolare comunque lui, eh. Da una parte dice sei un grande, dall'altra dice sparati. È solo per far vedere come Robstar ce l'abbia grossa. Ah, non serve a niente comunque. Vabbè, voglio vedere fin dove arriva. My head. This is insane. Yeah! Off my head. Vabbè, ma l'app, Pezzino, l'app di Twitch è la merda, non usarla, cioè ogni tanto va, ogni tanto non va, a seconda del telefono cambia. Oh my God!
Cioè, piuttosto vai su browser e guardi da lì. Ma ti conviene farlo da browser. Now, observe as I, the great Benjamin Lazarus, will do what no man... Tocca talo ballongi. As if it were nothing. Ta, un palloncino vuoi? Vabbè, io continuo a provocarlo, voglio vedere che battute dice. Sono al quarto, sono retro, sono al quarto. Sono appena arrivato nella città nuova. Boh, me ne posso andare, dai. Non ti ho detto una cosa così difficile, pezzino. Cioè, apri internet dallo smartphone, da un browser, i browser sono Chrome, Firefox e tutto quanto, e ti colleghi da lì. Non ti ho detto una roba così impensabile, eh? Ah, giusto per par condicio, per i Nintendari, ho messo il suono di Zelda, ho messo, eh? Giusto per par condicio. Che poi dicono che sono Boxaro, Sonaro e PC Master Race, ma non Nintendaro. Ho messo anche il suono di Zelda. Ecco. Ti piace più del primo? Non so risponderti, perché comunque questo qua io l'ho trovato molto molto lento a partire. Cioè, adesso ha preso ritmo nelle ultime missioni, ma le prime missioni, minchia, erano davvero lente. Ed erano tutte missioni tutorial alla fine, se le analizzate bene. Però so già che poi arriverò alla fine, mi piacerà di brutto e bla bla bla. Beh, è curato comunque di brutto sto gioco. No. Molto bene. Non mi fa resai giusto sto safari in mondo. Basta che metti modalità desktop. Il primo ora lo si può dire non lo batte nessuno di Red Dead Redemption, anche se questo è bello ma continua a essere lento. No, adesso ha preso un po' di ritmo, ti dico la verità. Però specialmente i primi tre capitoli, fino a comunque un paio di missioni fa, minchia, era pesantuccio, cazzo. E cioè, erano tutte missioni tutorial. Capisco che ci sono un mucchio di cose da fare. Però ad esempio in Red Dead Redemption 1 erano facoltative, ossia, che ne so, la raccolta delle piante o la raccolta delle pelli di animali. Erano tutte facoltative. Qua te le fa fare come missioni principali della storia. E anche questo allunga comunque parecchio il gioco. Però boh, comunque su certe cose è veramente figo. Poker Slot, grazie per il follow. Benvenuto, accolto con l'intro di Pornhub. Dimmi aggiornare un secondo l'alert. Come al solito Screamlabs c'ha voglia un giorno sì e l'altro no. Allora, parliamo col barista. Comunque per adesso dai, comunque ci sono un mucchio di attività da fare. Io tieni conto che in missione secondaria ho fatto davvero poca roba, ne ho fatta giusto qualcuna. Allora, vabbè, ordiniamo un whisky. Well, thank you. Oh, là, che sborone. Mister, can I ask you a question? You ever hear of a fellow by the name of Bronte? Who's asking? Me, I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, Fred. Beh, queste scene sono fighissime, ad esempio. Come la scena dove lui è ubriaco e deve comunque prendere a schiaffoni tutti. Quella è stata fighissima. Bronte? Angelo Bronte, Mr. Big, Mr. Italian Spaghetti. Mangia spaghetti italiano di merda, niente. Si applaude qua, si applaude. C'è del dissing. Where can I find him?
Così, anche una pallina in testa l'abbiamo messa. Chiedi di Bronte nel vicolo. Vabbè, chiediamo di Bronte nel vicolo. Usa un approccio gentile, dai. Have you seen any kids around here? Oh yeah, just through that archway there. Oh. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte, Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where's he live, New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Minchia, $5, scruzzino di merda. Il mio eroe. You coming, Cleet? Stay close. $5 si è fatto sto qua. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner. Intanto guardo quasi 300. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here is a real piece of art. Bambino, spero ti tiri sotto un tram. Questa è più una frase da Amy, che da Loreto, però non so come mai. Ti ha contagiato, Amy. Amy in questo punto mi direbbe, perché non lo picchi il bambino? My mama said they used to burn Protestants and all, but bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, hey, you little pair of shits. Get going. He's coming after us. Damn it. Perché non arriva il mio cavallo? Perché? Se minchia l'ha preso in faccia, dai, come ha fatto a saltare, ma mi prende per il culo. Così, un cavallo a caso ho preso. Fa molto GTA sta missione, eh? No, no, perché picchiarlo quando puoi ucciderlo, ecco. Ora riconosco Amy. Aspetta. Hey, mister, you seen a boy running through here? I haven't, no. Maybe those gentlemen over there have. Eyes off the trolley wires. Take notes. Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. Damn snitch! You better... Mamma mia, quante botte che gli do però dopo. Schiaffi a due fino a quando non diventano dispari. Un schiaffo così forte che quando torna gli è scaduta l'assicurazione all'auto. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ed adesso mi lancia un pallet, mi lancia. Capocchia! Adesso è diventato Assassin's Creed, è diventato. Mamma quante botte che gli do. Mamma quante botte che gli do. Sorry, I can't help you. We just start calling him Hippies. Damn, same thing. Facts, doesn't it? They make half of them up.
piazza una bella trappola per Orsa e tac, vedi come gli passa voglia di scippare la gente. Vedi, l'avevo detto di ucciderlo. Forse per una volta Amy ha ragione. Forse. Forse. Mamma mia, quanti schiaffi che gli do appena lo prendo. Cos'è successo? Perché mi lagga il sonoro? Fatemi solo sistemare qua un attimo. È successo che mi hanno... Il ragazzino del merda mi ha rubato i soldi, mi ha rubato tutto quanto. Cioè, mi sta laggando con il cavo, mi sta laggando? Ah, ok, si è ripreso. Niente, dove cazzo si passa qua? Ah, ok, devo fare il giro. Capocchia, capocchia, sempre capocchia. Talking about friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Sei vestito in modo imbarazzante, mamma mia. Con i calzini tirati su fino al ginocchio. I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why are you gonna care a thing about you? I just wanna speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Ah, tanto prima poi li ribecco e gli do due schiaffoni. Ah, oh, i miei soldi. Torno alla Dacia vicino al saloon. Allora, mappa laggiù. Niente, ci devo andare a piedi. Vediamo cosa succede. Vedi? Elisir al ginseng. Ah, 25 centesimi conviene. Meno di quanto... Chiamalo con un calzino. Devo comprarlo perché ho comprato solo cose come mele, sedano, zuccherini. Sa che devo comprarlo, è vero. Eccolo qua. Vi saluto. Le due bit al mendicante da parte mia, va bene. Va bene, va bene. Ti bacio, pezzino. Fai bravo. E stai lontano dalla tecnologia, che non ho voglia poi di sentire i tuoi deliri. Ricordati che io c'ho sempre le clip dalla mia parte, Morning.
Ah no, non è qua. Ero convinto che fosse dentro il saloon. Devo cercarlo. Tu solo saldo, sì. Vuoi dirgli che potrà spenderlo nel XXI secolo, sì. Mi ha dato una parte del protagonista della nuova serie Black Mirror. Black Single. Ah, è laggiù, ok. Allora, prima di continuare questo bel dialogo, io faccio un attimo un salto in bagno, perché mi tocca farlo. Arrivo fra un minuto uno, anche meno. Però devo andare. Mi lascio un sottofondino, perché io sono una brava persona. E quindi, tac. Ok, a fra poco. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Rieccomi. Sempre qui arrivi, Rick, sempre qui, quando io vado a fare la mia capatina in bagno. Intanto leggo di un rumor che per il secondo gioco del Plus di giugno potrebbe essere Battlefront 2. Saga che non ho mai approfondito in nessun modo. La lasciamo di sottofondo che ci sta bene questo gioco, dai. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Where you been? Ma figurati, Rick. Vabbè, dai, la togliamo. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives on the Arabian Street. Sì, è l'ora di un'altra caramellina. Non giudicatemi male. Bionda Spappi? Ecco, nel caso vi stesse chiedendo dove vanno a finire tutti i sostentamenti al canale, qua, in caramelle vanno a finire. Li spendo tutti in caramelle. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know. Esatto, qualunque cosa, sub, bit, donazioni. Io butto tutto in caramelle, butto. Buenos dias. Per le caramelle. Grazie dei beat, Rick, mamma mia.
Scherzate, ma finiranno davvero lì, eh? Grazie tante, Rick. Li userò sicuramente per prendere caramelle. Ma intanto, qua abbiamo un trapper che non mi serve, il poker che non mi serve, il barbiere dove potrei farmi, di nuovo farmi i capelli corti, dai, mi rifaccio i capelli corti, poi vado a fare la missione. Sfruttiamo un po' di cose secondarie che ha sto gioco. Tanto devo capire come uscire da sto mercato. Oh, c'è un lucchettino, c'è. Non posso. Come cazzo si esce da sto mercato? Questo si arrampica come un disperato. Il cavallino mi cerca. Ah no, dai, si esce di qua. Allora, andiamo a tagliarci i capelli. Kate Bella che ogni tanto sbuca fuori. Stiamo molto calmi. E quante missioni che ci sono però. Aia. Ok, accorciamo. Capelli. Accorcia. Aspetta, però ci sono anche le acconciature. Ma io direi così. Ah, così è troppo moderno. Così. O così. Fellows will be jealous of a part like this, yes sir. Poi. Ok. Molto meglio. Ma no, moderno. Lo vuoi moderno? Lo vuoi? Allora. Capelli. Acconciature. Lo vuoi così, quindi? No. Ok. Così sembra davvero un ragazzino, però, eh? A questo punto farei anche una tinta, farei. Se metto la pomata per i capelli, meglio così o impomatato? No, meglio così. All'indietro sfumati, all'indietro, sfumati con riga a destra, sfumati con riga al centro, e l'ho fatti con la riga a sinistra. No, dai, così va bene. Mi sembra abbastanza alla Brad Pitt in Fury Road, e non so come siano. Così? Il look è importante. No, dai, così va bene. Poi
quella che avevi messo. Così. Stili di baffi, stili di mento, stili delle basette. No, fa cagare, dai. Stili di mento. No. Ah, ma sta roba qui tutta da sbloccare. Ah, è tutta da sbloccare sta roba. Ok, ci siamo. Ma che sei bellino ora, eh? Il primo uomo del West con le mesh. Dai, ha palesemente le mesh lui, eh? Change my mind, però ha palesemente le mesh. Andiamo da Dutch. Lucchetta, che stai facendo? Era vicino a una ragazza, era. Non ce la fa a passare perché c'è il carro. Io continuo a chiamarlo. Allora, tra l'altro devo mangiare anche io, devo. Perché mi sa che sono... Perché qua se non mangi poi diventi tipo magro. No, lì c'è una missione secondaria, non ho voglia di farla. No, non puoi. Allora, andiamo al parco. Ok, però diamo un'occhiata al personaggio. Peso, sottopeso, vedi che sono sottopeso. Provviste. Devo ricordarmi di mangiare ogni tanto io, perché sennò mi dice che sono sottopeso. Cos'è questa pannocchia? Poi la bieta, la seta, nomentina e carne di manzo sotto sale. Caramelle. E secondo voi io non mangio le caramelle? Non mangiamo tantissimo le caramelle? Poi cosa abbiamo qua? Pagnotta. Se no mi dice che sono sottopeso sempre. Vabbè che anche adesso sarò di nuovo sottopeso, però. Nucleo rimanente 100%, almeno ho alzato il nucleo. Vediamo il cavallo come sta. Legame livello 4. There you are. You boys ready? Of course. What else do you know about this guy? Not much. Just these some slick little greasy-haired Europeans clearly got power. Non lo chiami più mangia spaghetti di merda? If we go in there, ma che bello questo taglio! Boy's gonna get shot. Ah, sembra David Beckham, sembra. Better like this. Gonna have a lot of protection. No one's gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Trust me. This the place?
Must be. You okay, John? I guess. Ah, quindi è davvero qua che abita Angelo Bronte? Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Ma che duro che è. Is that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. You looking for a brother? I got this. Oh, sto gioco comunque ha una musica perfetta. Su questo davvero nulla da dire. Chi sono sti buffoni? Sono qui per picciotto. Coi soldi? Why do you take his son? Senti che traduzione. Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit. Senti che movimenti. È fighissimo. Before you have a bath and you tell me. Cioè si nota di brutto che lui è italiano rispetto agli altri. Have I not shown you almost in. Cioè adesso fa così adesso, stai a vedere. To breathe in my presence. Parla inglese come Lucchetta sto qua, eh. Now. We are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business. We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words, you lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Ti adoro. Date da bere sti uomini. Angelo Bronte. Doug Vanderland. Arthur Morgan. Arthur. Madonna, che cringe. John Marston. All mine, please. Questa scena ricorda tantissimo un film vecchio di Stanley Ollio. Can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No. No, no, no. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, you tell me more about my manners. Comunque i movimenti gli erano fatti troppo bene. Salute. Allora, strilliamo. Grave robbers? You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. Are we doing this or not? Quindi dove si va? Come on then. Do
You know where the cemetery is? I think so. Sta cagando l'occhetta. No, ma hai visto che scena quella lì con l'italiano? Cioè, l'hanno fatto davvero benissimo. Si notava lontano un chilometro che quello era italiano e gli altri no. Come si muoveva, come si atteggiava. Sì, sì, stava cagando, ma gli facevo le carezzine lo stesso. Che poi se non gliele faccio e diventa irrequieto, lo sai. Andiamo di mandarli in una scuola buona. Dal mandolino sotto braccio. No, era davvero animato bene, come si muoveva, la gestualità delle mani, tutto quanto. Aveva il perfetto inglese che un italiano non ha, che un italiano ha, sì, come il nostro amico. No, ma davvero sono rimasto male come l'hanno animato, perché proprio c'è la gestualità italiana aveva. Quindi GG per Rockstar, cazzo. I think this is it. Keep it down. Let's hitch your horses up ahead. Allora, fatemi controllare una cosa. Uccidi la canna liscia. In che condizioni è? Buono, buono. Così, a caso. This way. Ma io non ho ancora capito che cos'è il numero in alto a destra. 14153. Non ho ancora capito che cazzo sia quel numero, fra l'altro. C'è sempre quel numero in alto a destra. Non ho ancora capito cosa indica. Munizioni. Grazie, retro. Preso una figurina così. 14 canne, 150 canne saccoccia. Grazie mille. Grazie, grazie ragazzi. Non ci arrivavo proprio. Laggiù. No, l'ho ancora incontrato quello delle figurine, però io le sto raccogliendo comunque. Hey there, boy. Best keep looking. Forse era una delle missioni secondarie che ho saltato. Allora, facciamo un giro in queste tombe. Figurine sono collezionabili. Ne ho già trovate 2 su 12. Bram è capitato di incontrarlo ad una stazione postale che mi chiamava da lontano. Vabbè, ma tutte cose che posso fare dopo con calma. Tanto credo che i collezionabili li puoi prendere anche a fine gioco. Qualcuno ha fischiato per chiamare il cane. Adesso giro un po' tutto perché l'area a controllare questa.
Ma non posso neanche correre, eh. Ecco, sento una voce. Sento una voce. Aspetta però, c'è qualcosa qui? Stavolta c'è qualcuno. Niente, questo è fattissimo. Aspetta che segnalava rosso lì. Perché non corri, maledetto? Non lo sopporto quando corre, quando non corre. Questa soundtrack la conosco, l'ho già sentita. Io questa soundtrack. Ah, un altro codardo che scappa. Giustamente, tre colpi di fucile in pieno petto, sopravvive. E vabbè, capocchia. No, non ho sbagliato a mirare, eh. È un altro headshot. C'ho i pugni nelle mani. Bene, gli ho rubato le caramelle, sono contento. In faccia. Boh, gli ho rubato le caramelle. Ho fatto una cosa saggia da fare. Have a look where they first shot at us from. Robbing grave robbers. We've hit the big time. Cerca il bottino dei ladri. Con calma, eh. Like I said, let's look around where they jump. Cerchiamo il bottino dei ladri, però prima deprediamo questo qua pure. Allora. Think there might be something in here. Tutto qui. Got it. Good. Now let's get out of here. Here. Come on, let's see if that gate's open. It's locked. We'll have to go back the way we came. Damn it. Come on. Let's go around the side.
No, bisogna fare stealth qua. There's someone coming. Hide. Nasconditi. Cazzo, cazzo, cazzo. I found a body. Looks fresh. Still bleeding. Must just been killed. Farlo fuori. Tipo stealth. Correre contro il muro devastato. È tantissimo. Boh. Io non sono molto avvezzo a fare le missioni stealth e preferisco sparare in faccia a tutti. Devo dire che qua sono fatte molto bene. Non è Splinter Cell, però è comunque molto bello. No, il figlio di John. No, il figlio di John. No, non potete capire. Il figlio di John. Non potete capire. Mangio una caramella perché sono sconvolto. E io non sono tagliato per lo stealth. Mamma mia, c'è il figlio di John. Non potete capire. Solo chi ha giocato ad Undead Nightmare può capire. Quindi è suo figlio, quello che era stato rapito, tenuto in ostaggio da Bronte. Mamma mia, che giocone. Hanno avuto una bella idea a fare un prequel comunque. Quindi se tanto mi dà tanto Red Dead Redemption 3, sempre a patto che lo facciano, sarà il vero sequel di Red Dead Redemption 1. Il figlio di John. Ce la sono studiata proprio per farmi saltare dalla sedia la Rockstar. Any problems? A whole heap of them. We
we about doubled the population of that graveyard. Idiot! You know, I thought I heard gunshots, but the gramophone was playing. Unbelievable. Each to their strength, Arthur. I went in there with a gun and left with a invitation. So, what'd you say this was? A garden party? Niente, i soldi che bevi acqua ora? Te non hai visto neanche che acqua stavo bevendo, idiota. Non hai neanche visto. Abigail! Abigail! We got you, your son. Everything. Quella leggermente frizzante, per la quale sono andato in fissa da una settimana. Sono andato in fissa. Dopo averle provate non so quante marche, devo dire che questa qui è perfetta. È seriamente leggermente frizzante. Non come le altre che c'è scritto leggermente frizzante, ne bevi un sorso e tiri giù i rutti. I got my son back. Jack. How are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. E poi c'ho anche i bruchi della Haribo. So, well, we met Mr. Bronte. Provolone. Quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. We got Jack back. Well, devi fare il bravo, va, che domani ti mandiamo nella scuola nuova, che sei troppo agitato in sto periodo. I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Quota della banda 112, vabbè. E ogni volta non ci guadagno un cazzo comunque. Cioè faccio prima a farmele da solo le missioni. Ma zitti cosa? Cosa devi zittire? Lo vedi come sta diventando irrequieto? Dobbiamo prendere provvedimenti, Laura. Dobbiamo iscrivere a una scuola di solo i maschi, così si ha una calmata. Pure lo mandiamo dalle suore. Beh, che anche dalle suore, che sa che cazzo combina sto qua. Belle siete! Ok. Ah, lei, presi tutti bene. Stanno cantando in italiano, non me lo dire, no. No, ok. Prima Roger accarezzava Lucchetta e lui dal piacere faceva la cacchetta, è vero? Prima Lucchetta ha fatto la cacchina, ha fatto. Tra l'altro io dovrei anche dormire. Perché un po' che non lo faccio e sarò tipo distrutto. Quindi andiamo a cercare sulla camera da letto. Però qua c'era prima un documento. Momenti di felicità da ricordare, sì sì. Sì sì, lì stanno cantando, stanno facendo robe, ma... avevo visto roba da prendere prima. Troppo lungo. Io ero rimasta a cantare. Io l'ho fatto nell'altra missione, l'ho fatto. Mi sono pure messa a ballare con una devastata. Che poi non ho capito se influisce sul personaggio dormire o, no, o meno. Comunque sarà tipo
20 missioni che non dormo. Niente, ma non dà il comando per dormire. Vabbè, andiamo a fare cose giù allora. Ah, già che parlate di mango mi state simpatici. Sempre nei vostri pensieri sono. Certo, ci dai delle preoccupazioni, ovvio. Ovvio che sei sempre nei nostri pensieri, eh. Tanto appena ti mandiamo nella scuola nuova, vedrai che andrà tutto bene. Sei troppo agitato. C'è lo specchio. Ah no, c'è la fotografia. Bella sei. Cosa c'è? No, c'è solo un'incisione. Togliti questo risino e ci corridori da 2 soldi. Ma stai zitto, te, stai zitto. Vieni a correre con me, vieni, Vez. Vieni, vieni. Corridore da 2 soldi, ma cosa ne sai te? Cosa ne sai? A parte che se ti lancio un calzino, te chissà quanto cazzo corri. Ti metto il calzino davanti. Sempre donne inquietanti, hai visto? Questo qua è il bambino di John Marston, che avrà un ruolo fondamentale nel primo gioco. Bella sei però. Insomma. Anche se è bionda. Ah, Karen si chiama. Ecco. Abbiamo missioni. Quindi per finire questa missione che cazzo devo fare? Cioè, non c'è un letto, non c'è un cavolo. Vabbè, andiamo lì dove c'è il simbolo della tenda. If I ever feel better. Qualcosa da. Ok, vedi che c'era una roba. Sembra a me relativa quando mi sbronzo. È interessante. Allora, questa cos'è? Una trappola per criceti. Guarda qua. C'è una trappola per criceti. La migliore nel mondo per catturare scoiattoli, roditori. Mamma mia, boh, l'abbiamo trovata, Lucchetta, ti abbiamo trovato la trappola, ti abbiamo trovato. Quindi, siediti. No, non serve un cazzo, Vez, non serve un cazzo. Dai, andiamo al piano di sopra, che ho visto che c'era una roba. Basta mettere un ologramma di un calzino all'interno. Bene, vedo che sei entrato nella parte finalmente.
Visto, ci mette un calzino e lo catturo. Cosa fa? Cosa fa? Perché si butta fuori dalla finestra? Ah, c'è un baule. Cambiati i vestiti. No, non voglio. Sono una signora, sì. Ah, vedi che si può dormire. Fino a mezzogiorno. Come uno che conosciamo. Tecnicamente dovrebbe sbloccarmi le altre missioni. È arrivata una lettera per te, torno all'accampamento per leggerla. Ah, ma è già qua la lettera. My dear Arthur, I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing, and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. Mary è la sua ex, tanto per capirci. Oh, Arthur, I know it is wrong. Ah, vai tranquilla, è la seconda volta che mi caghi il cazzo. I have nobody else, and for what we once had together, I beg of you, even. Ah, lui tiene i ritaglini di tutte le rapine che ha fatto. Permette? Piacere, eccolo. Bernie. Non mi prenda per un pappagallo. Ho visto una bella ragazza, posso offrirle qualcosa? Non fallo italiano. Scusi, non ho capito. Non fallo italiano. Ah, non fallo italiano. Solo cazzi locali. Obrigado, è curioso. Bella Boffino. Sempre ingresso in grande stile. Però devo andare a prendermi una brioche con uvetta. Consigli sui tre gusti? Una brioche con uvetta? In che senso una brioche con uvetta? Qua abbiamo intanto Mary Beth e Ozzie Matthews. No, facciamo Mary Beth, che è nuova. Mi sei mancato un sacco in questi giorni. Ma anche te, Boffino, sono stato male, pianto. Oh. Ogni giorno c'è una nuova storia. Misteriosa, paperosa, darkness. Quelle che prendi in gelateria, come le chiami? Non le chiamo brioche con uvetta, questo sono sicuro. Comunque io per i gusti di gelato sono particolare. Eccolo. Ah, la brioche. So, no regrets. No, non, da me la fanno senza uvetta. Ho capito adesso, ma da me la fanno senza uvetta, per quello che non mi tornava. È un caso disperato lui, comunque io so che ai bambini piace il cioccolato, vai su quello. Niente. Niente. Ai miei gusti preferiti di gelato, non, secondo me, non ti piacciono. Perché io quando vado in gelateria prendo il gelato alla noce, il gelato al cocco e poi il mio preferito, quello alla liquirizia. Quindi non so se andiamo d'accordo su questo. Sì, io la chiamo brioche con gelato, non con l'uvetta. Poi da me comunque non ha l'uvetta. È una brioche normale. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. È venuta voglia di gelato gusto puffo. I wouldn't change. Voglia di gelato gusto puffo. Lucchetta, entra un po' dentro il congelatore, dai. Beh, i Plasmon sono.
Mazza che gusti strani, ma devi assaggiarli sti gusti, Armi, prima di giudicare, come si dice. Anche il pistacacchio lo adoro, buonissimo. Zabaione non l'ho mai fatto. A me piace il mento cocco. Oh cavoli, c'è una cosa per la quale vado d'accordo con Yora. Il gelato al plasmon? Ma esiste davvero? Io credo che stessi parlando proprio solo dei plasmon. Oh cazzo, c'è gelato al plasmon? Io non lo so. Va bene, Boff, ti perdono. Però, Boff, io voglio sapere quella cosa. Voglio sapere se andate in porto. Ci siamo già capiti, io e te. Non ti devo aggiungere altro, Boff. Basta solo che mi dici Roger sì, Roger no. E io sono contento. Ci sono dei pezzi di cioccolato fondente dentro la mente, meglio. C'è un gelato di... non so se da te c'è la il supermercato Unes. C'è un gelato di marca Unes che è proprio menta e scaglie di cioccolato fondente. Ed è buonissimo e costa un cazzo. Costa tipo neanche 3 euro e ce n'è un chilo. Esiste, Lucchetta attacca. Il gelato al basilico? Mai provato. Roger sì. Perfetto, Boff. Io sono sazio e tranquillo adesso. Stanotte posso fare sonni tranquilli. Che non ho dormito questi giorni perché mi chiedevo quella cosa lì. Chiedevo, ma sarà andata in porto? E quindi, boh, sono contento. Ora sto meglio, Boff. L'U2, bravo. Quello lì, esatto, no, Lunes, L'U2. È vero che ha cambiato nome. Vai lì, guarda nel banco frigo, c'è proprio un gelato prodotto da loro. Marchiato quindi U2, menta con scaglie di cioccolato fondente. Io lo compro sempre, lo compro. E costa pure pochissimo. Costa tipo davvero, boh, 3 euro un chilo. Ma è stupendo, buonissimo. Poi c'è una gelateria qua in zona di me, da me, che fa il gelato alla menta. Comunque quella bianca. Roxas, grazie per il follow. Benvenuto. Accolto con l'intro di Pornhub. Però a fargli scemi è successo che dicevo, guarda, ma che cazzo combinate, Boff? Boff, che cacchio combinate? Roxas, grazie per il follow. Mi sa tanto che sei il numero 300, Roxas. Sei il mio follower numero 300, mi sa tanto, eh? Dovrei verificare, però mi sa di sì. Bravo, bravo. Finalmente qualcuno che la riconosce. E che l'accetta senza vergogna, soprattutto. Chieste consigli e le risposte sono state cioccolato, plasmon e cioccomenta. Ma è mica male. Dopo controllo, però mi sa, signori, che Roxas è il mio follower numero 300. Yeah! Festeggiamo. Niente, ha già arraffato tutto lei. Bello sei. Proviamo. Poi, cosa c'è di buono qua da prendere? Medicina. Salmone in scatola. Carne. Oh, il 300. Bello sei. Oh, allora GG, conosco Roger da lei, sono abbastanza... Ah, è vero, Roxas, è vero che ti ho visto lì da Emu ogni tanto. Dall'amante delle console Amiga, come gli dico io. È vero, porta pazienza, ma non mi ricordo tutti i nomi. Lauretta, dopo festeggiamo, Lauretta. Festeggiamo i 300, dopo, Lauretta. Riportatevelo vivo, con lui non ho ancora finito. Come vivo? Io ci sparo in faccia. Ma posso spararci anch'io?
It's the wrong girl! You've got a couple more seconds to regret what you did! You got it. Ah, ma ce ne sono altri? Ma che bel cavallo maculato questo! La fama d'emo di Roger è quella che ti fa stare bene, esatto, con una mano. Grazie, Roxas. Ah, non dovevo fermarmi tecnicamente, io dovevo solo inseguirli. Ah no, forse lo recupero. Prenda Lazzo il capobanda. Lazzo. Legalo bene. Ok. Cosa fai a prenderlo? Sì, ma dov'è finita lei? Vabbè, è sparita. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell. Ah, posso anche colpirlo io. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. Wow. Che figata. Ci do uno schiaffone ogni tanto. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? Shut up. Così. What the hell? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Senti, c'è sto cavallo che è cotto. Però siamo arrivati. Alright. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I wanna get a good look at this monster. Ok. Hai visto? Ma che roba? Quindi dove devo lasciarlo? Qua, to. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says... Cavallo alla stracciatella, ecco, perfetto. Now, you want all your boys... Ah, carino, dai. Real Toxic, grazie per il follow. Benvenuto a Colto con l'intro di Pornhub. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur.
No, lo lasci. Lo lascio in vita, lo lascio in vita. Devo tenere la morale alta, quindi lo lascio in vita. Morale alta tenuta, dai. Però qua posso ancora recuperare due robe che non ho recuperato prima. Proviamo nel cassetto. Tonico per barba e capelli. Ho visto dei soldi, ho visto. Portamonete. C'era il piccolo mazzo di banconote. Foga nel mobile. Niente. Vuoto. Foga nel cassetto. Da qualche giorno non sento più l'audio delle notifiche. Hai qualche idea? Ho controllato nelle impostazioni, ma niente, tutti i valori sono ok. In che senso l'audio delle notifiche? Solo delle mie? Sì, un po' più specifico. Ah, sul tuo canale. Guarda che, se dico la cosa... Sai che pure Pezzino c'ha lo stesso problema? Usi Streamlabs, te, vero? Sai che pure lui c'ha lo stesso identico problema? L'altra volta infatti me l'ha chiesto, credo che mi stesse per sparare una delle sue solite cazzate, e invece era vero, non sono riuscito a dare una spiegazione neanche io, perché aveva... Insomma, tutto ok. L'unico dubbio che mi ha fatto venire la volta scorsa è che lui aveva caricato un file tagliato in OGG. Ho detto, stai a vedere che l'hai tagliato di merda, oppure che te l'hai esportato male. Biscotti. E usi Streamlabs te, quindi. Hai una normale GIF e il suono classico. Sì, però come alert... No, Streamlabs OBS è il software che usi per andare in live. Come alert system ti appoggia Streamlabs. Quello dico. Non confondere il software che usi per streamare con il servizio di alert che hai scelto. Perché Streamlabs principalmente è un servizio di alert. Che poi abbiano fatto una loro versione di OBS è un altro discorso, ma è un servizio di Alec. Le Hercules l'hai finito? Sì, l'ho finito oggi pomeriggio. E punto esclamativo vocal, Gabri. Punto esclamativo vocal. No, no, vocal, non local. Vocal con la V. Allora, ossia Matthews. Però effettivamente ti dico, Pezzino ha veramente, ecco, al tuo stesso problema e non riesco a spiegarmelo neanche io. Infatti lui ha caricato la GIF su Streamlabs e i suoni li ha caricati su Stream Elements, che è un altro servizio ancora di alert. Però se non sei pratico ti incasini, poi vabbè. Vorrei capirlo anch'io questa cosa. Non vorrei che fosse Streamlabs OBS in sé che rompe i coglioni, perché comunque quel programma è un mattone, io l'ho sempre detto. Come funziona Streamlabs OBS? Dentro è un OBS con dentro tutte le funzioni di Streamlabs già preimpostate. Ma cosa vuol dire questo? Che praticamente lui a priori ti aggiunge tutte le fonti. Poi per carità, te decidi di abilitarle o meno, però te le aggiunge, quindi fa più carico sulla CPU. Might have been stuck there forever. Quindi? Oh, Moses. Poor baby. Posso andare? Oh.
Thank you. You're a good man. Comunque secondo me è quel It's far. I know. No problem. Secondo me è Screamlabs OBS che è random rompe i coglioni. Io sono di quest'idea, eh. Poi io lo usavo agli inizi e veramente era una roba assurda, cioè se caricavo un qualunque gioco al di fuori di un emulatore, boh, mi laggava la live che era una meraviglia, ma veramente di tanto. Cioè se io provavo a caricare anche, che ne so, Assassin's Creed 1 che è del 2007, comunque un gioco in 3D, mi laggava la live. Sono passato a OBS Studio e boh, ho portato Control, Forza Horizon, Assassin's Creed Odyssey. Molte cose però le puoi lasciare inattive una volta utilizzate e farle tornare attive solo quando entri nelle fonti e nelle scene, è vero. Però di base lui inizialmente fa più carico sulla CPU rispetto ad OBS Studio. Ho fatto le prove, ho fatto io. A livello di carico sulla CPU... Ma perché sei sceso? Ho sbagliato tasto. Perché stavo adesso guardando questa cosa, OBS Studio non verrà più aggiornato. Chi te l'ha detta sta cosa? Guarda, io ho fatto l'ultimo update una settimana fa. Chi te l'ha detta sta cosa qui? Guarda che, ascolta poi, un'altra cosa. Se OBS Studio non verrà più aggiornato, non verrà più aggiornato neanche Screamlabs OBS. Perché Screamlabs OBS è un fork di OBS Studio. Solo che in più ha già le fonti già precaricate per Screamlabs, tutto lì. Come ad esempio OBS Live, che ha le fonti precaricate di Scream Elements, sono delle varianti. Però sto notando che sia te che Pezzo avete avuto lo stesso problema. Però non è vero, Pezzo usa OBS Studio normale. Quindi è proprio Screamlabs che rompe i coglioni, forse. Forse è proprio Screamlabs che rompe i coglioni, allora. Bisognerebbe fare un po' di prove, bisognerebbe fare. Ma se tu provi il test alert, quindi ti metti dei follow farlocchi, delle sub farlocche e tutto quanto, sai, solo per provarle, ti suonano? È molto pesante, ma se è un PC te lo regge, vale. No, 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 se devi avere un buon PC, però... Onestamente, poi io come sono messo con OBS Studio, preferisco le fonti singole. Perché è vero, magari, Tu clicchi semplicemente la voce alert box e hai già il link pronto. L'unica differenza con OBS Studio è che devi prendere, devi cliccare genera link e fare copia e incolla. Quella è l'unica differenza, però ne posso fare meno. Ma io ho fatto le prove comunque di carico di CPU e minchia c'è un abisso, c'è veramente un abisso. Specialmente appena avviato, OBS Studio si avvia molto più in fretta anche. Anche a me piaceva Screamlabs OBS. Faccio un esempio. Se tu su Screamlabs OBS vuoi l'event list, semplicemente fai tasto più, aggiungi event list e c'è già il link pronto, perché tu sei già loggato dentro Screamlabs. Invece su OBS Studio devi prendere, andare sul sito di Screamlabs, generarti il link e poi far aggiungi fonte. È quella la grossa differenza, diciamo. Hanno i pro e i contro. Non va con il test neanche se ricarico le vecchie notifiche. Sai che non saprei che diavolo è. Mi si integra con Steam Deck alla grande. Guarda, io ho trovato un'app alternativa per OBS Studio che è una bomba. È veramente una bomba. E si chiama, te lo dico perché l'ho messa anche sullo smartphone, si chiama Scream Control. È veramente una bomba. È free e non servono accoppiamenti, non serve niente. È praticamente è come l'app quella lì del tablet. Vabbè, io per leggere la chat ho fatto una cosa un po' diversa. Praticamente io qua c'ho il tablet e mi sono messo un'app che mi sdoppia lo schermo. Me lo triplica, me ne fa anche 5 di schermi se voglio. Basta avere i device. E praticamente mi sono messo il chatbot qua e in alto a sinistra mi sono messo il coso per le notifiche, che mi è sembrata la soluzione migliore, perché comunque voglio avere tutte le notifiche sempre sotto mano. Quindi quell'app lì, Scream Control, è davvero ottima. C'ha un peluccio di barra di pubblicità sotto, ma basta che ci clicchi una volta, si apre
ti apre un browser, chiudi il browser e boh, è sparita. Ma a parte che non è neanche invasiva, per il resto funziona che una meraviglia. Io la uso da un sacco di tempo, la uso. Poi è molto reattiva. Cioè adesso potrei prendere, aprirla. Eccolo qua. Vediamo un attimino cosa c'è di bello. Top, potrei chiudere l'event list. La posso riaprire. È una figata. Da questo ponte, se osservi bene, si vedono i coccodrilli. Sti cazzi. Allora, immagino che ci siano miliardi di attività alternative da fare. Vai, Lauretta. Dopo ti mando un po' di cuori, un po' di baci, di cose. Grazie ancora di tutto, I love you tantissimo. Ma proprio tanto. Bella bionda. Ti mando i cuori dopo. Coccodrilli io me li mangio di solito. Ci sono i coccodrilli dell'Aribo, ovviamente, di quelli si stava parlando. Ok. Diamogli da mangiare. Anche lui, brava Laurettina. Let's get you looking nice. You okay, boy? Ah, ma non sale il livello oltre al quarto. Sto continuando a dargli da mangiare, accarezzarlo e cose varie. Ah, non ho voglia di far quello. Steam Deck hardware di Elgato. La sua forza è un software potentissimo. Per esempio usa le multi action che lanciano azioni multiple contemporaneamente. Tipo per esempio puoi scrivere in chat messaggi che hai memorizzato su di lui, tipo di shout, e allo stesso tempo far partire un suono. Ma puoi mettere in scaletta tutte le azioni multiple che vuoi. Ma per quello basta usare le hotkey su OBS Studio direttamente. Anche io, se voglio, posso fare azioni multiple. Adesso non so se sei mai rimasto in questi giorni ultimamente fino alla fine, ma io con un tasto ho programmato tutto per far partire i ringraziamenti finali. Basta semplicemente mappare l'hotkey. Tutto qui. È tutta una questione di mapparti le cose. Io ad esempio potrei fare questo suono abbinato al tuo shoutout, ad esempio. Allora, intanto. Però quell'app lì che ti dico io la uso su tablet o su smartphone, è ottima comunque. Allora, sono le 7. Ma sta missione sarà lunga. Ah, facciamo una roba, visto che sono le 7 e che la missione sarà abbastanza lunga.
Devo fare una partitina a New Turf Master. Così, oggi cambiamo. Oggi cambiamo il finale. Chiudiamo con un po' di retro. Tanto per fare una robina un po' diversa. Ma è già da un po' che volevo... Allora, qua. Giusto per chiudere con qualcosina di rilassante. Perché tanto quella missione lì ho capito che è lunga. E lasciarla di nuovo a metà poi succede come oggi che non ritrovo più... Che non ritrovo più il punto e la devo rifare da capo. Comunque domani a inizio live Dungeons & Dragons Tower of Doom. Ho deciso tantissimo. Ma per adesso... Ci spariamo proprio un paio di gettoni a New Turf Master, così, tanto per. Mi sistemare solo la grafica. Tac, tac. Ah, ma figurati. Please select the type of your game. Who do you play as? Robert Lando. Please select your challenging court. Facciamo l'Australia quasi quasi. Facciamo l'Australia. Blue Lagoon Golf Course. Final day. Final party start. Così, avevo voglia di chiudere così oggi. Perché tanto ogni volta iniziare l'ultima missione, troncarla a metà, riprenderla o da solo dopo non mi piace. Se la inizio la devo finire, perché poi mi perdo pezzi della trama. $300 yard. Ah, c'ho il vento a 2 però. Alziamola un po'. Tira giù a 3. Speriamo di non finire nel bunker. Ah, giusto giusto. Aspetta, c'ho il vento che mi va così però. Non viene... Così. Minchia, giusto giusta pure questa. Comunque non ho ancora trovato un gioco di golf figo come questo. C'è solo un altro che mi piace. C'è altri due, a dire il vero. Ho Shot Golf della PlayStation, che era uscito il primo... No, Everybody Golf, quello della Play comunque. E poi Pangea Golf, che è veramente bello secondo me. Allora, qua abbiamo 143 yard, mazza da 150. Quindi diamogli un po' di meno magari. Oppure così e la mettiamo alta. Niente, è studiata male. Così. Cazzo, troppo. Guarda, Pangea Golf per Wii per me è stata una sorpresa. Vabbè, minchia, bogey.
perché mi ricordo che l'avevo preso da GameStop, che costava niente, ma veramente niente. Però ho detto, vabbè, per 5 euro quanto cazzo costava, lo provo. Ho iniziato a giocarci, ho detto, sti cazzi che gioco. Ad esempio, quello che mi ha deluso è stato quello là di Mario, quello del GameCube, Mario Golf, non mi ha fatto impazzire. Invece quello del Game Boy Advance, quello là simile RPG, è bello. E poi su Switch c'è un gioco di golf, Mr. RPG, fanculo, che sembra molto carino. Via dal bunker. Sì, vabbè, ciao. Fammela rifare da capo, va. Anche quello del 3DS è bello. Qual è quello del 3DS? La palla è dentro il parcheggio, esatto. Mario Golf per 3DS non lo conosco, sai. Dopo do un'occhiata. Io ce l'ho il 3DS, fra l'altro. C'ho il New 3DS XL io. Facciamo ancora un paio di buche. Fai 100 yard di nuovo. Vabbè, comunque la palla, anche se è dentro il parcheggio, è dentro. Idea buona, realizzazione un po' di meno. Importante entrare, ovvio. Comunque domani facciamo Dungeons and Dragons Tower of Doom in apertura, anche perché tanto sono gli ultimi giorni che porto Red Dead Redemption per adesso, perché poi mi scade il pass e come al solito io aspetto qualche giorno per vedere qualche offerta, qualcosa, perché se lo faccio subito so già che poi mi mangio le mani. No. Ops, ho sbagliato, la rifacciamo di nuovo. Oh dai, se fa cagare il tiro va rifatta. Sul 3DS si chiama Mario Golf World Tour. Poi ci do un occhio. Se sei carino. Quello del GameCube, sono onesto, non mi ha fatto impazzire. E invece poi ci sono quelli della Camelot per Game Boy Advance, tennis e golf, che sono bellerrimi. Per poco. Ok, dai, facciamo ancora sta buca. Poi ho evitato il bunker anche. Allora, abbiamo 154 da fare, mettiamo quella da 160, perché c'è anche il vento. Però facciamo... Aia! Cazzo, era buonissimo sto qua. È andato male. Allora, adesso qua c'è una cunetta. Diamo un po' più di sprint. Troppo. Troppo. Abbiamo dato decisamente troppo.
vabbè. Anche Paro va bene, dai. Allora, fanciulli, domani facciamo appunto, iniziamo con Dungeons & Dragons Tower of Doom come seguito. Non so se fare Red Dead Redemption di nuovo, anche se comunque potrei anche farlo, visto che, ripeto, poi magari non lo porto più per qualche giorno perché devo aspettare che ci sia qualcosa di offerta sul pass. Se no possiamo fare Agelos, che è un po' che lo volevo fare, oppure c'è anche Spirit of the North, che è carino, o anche Undown. Ce n'è di roba, insomma, da fare. Io intanto faccio partire i ringraziamenti mentre vediamo chi c'è per un live. Vediamo chi c'è per un ride. Allora, vediamo un po' chi c'è. Andiamo da quel coraggioso di Rick, quasi quasi. Però lui è già a posto. Pierino cosa combina? Dai, andiamo da Pierino, che non vado mai. Da Rick ci sono già andato, allora. Allora, facciamo partire il radio verso Pierino. E quindi, alla prossima. Io però ringrazio, perché è giusto ringraziare, la sub di Laura, la resub di Laura, 2 mesi, e la sub regalata a Toca. I nuovi follower: Real Toxic, Roxas Blade, Pokerslot, Savage Ranger e Giovanni Bertolotti. I bits di Rick e i bits di Pezzo di Nerd. Grazie a te, Scarax. Noi ci vediamo domani pomeriggio, appunto, Dungeons and Dragons Tower of Doom. E come secondo gioco, non lo so, deciderò al momento. Rimanete per il ride, fate i bravi. Ciao, ciao Amy.